giro del pelmo, il classico giro del pelmo. Per questa escursione sono partito direttamente dal Passo Staulanza sul sentiero 480 che risale verso la Val d'Arcia. Risalire la Val d'Arcia è sicuramente il tratto più impegnativo di questo itinerario. Lo spettacolo della Val Fiorentina è in lontananza il Mondeval, brilla già il sole. E invece per quanto mi riguarda, per essere baciato dal sole devo raggiungere prima Forcella d'Arcia. Ed è quindi Forcella Val d'Arcia il punto più alto di questa escursione. Ora inizia attraverso il sentiero Flaibani, una lunga e ripida discesa, ai piedi di queste spettacolari pareti delle Crode di Forca Rossa. Parte di sentiero che scende verso questa forcella ai piedi del Sas de la Gries, spettacolare e avventuroso. Ripide discese, gole rocciose, alcuni passaggi agevolati da cordini d'acciaio. Ed ora scendo ai piedi della spalla est del Pelmo, direzione Rifugio Venezia. Prime avvisaglie della nuova stagione in arrivo. E dopo una pausa al Rifugio Venezia, che è uno dei simboli dell'Anello Zoldano, si prosegue sul sentiero 472 in direzione della Val d'Agnello.
poco più di 6 ore per concludere questo fantastico anello. Il Giro del Pelmo è un itinerario sicuramente impegnativo. Si parte direttamente dal passo Staulanza all'altezza del rifugio Staulanza. Diciamo che la parte più impegnativa dell'intero itinerario la si affronta praticamente subito, transitando lungo la Val d'Arcia per arrivare poi ai 2476 metri di Forcella d'Arcia. È il punto più alto dell'intera escursione, poi una lunghissima discesa in direzione del rifugio Venezia. Ed è dal rifugio Venezia che inizia la seconda parte di questo itinerario. Sul sentiero 472 si percorre la base del versante sud del Pelmo, in direzione delle località di Palafavera e di conseguenza del passo Staulanza.